più difficile. Ho cercato di dare ascolto e rispetto al primo giorno, i voti per me erano l'ultimo dei pensieri. Esatto, questa è una buona strategia educativa. Ok, quindi vi ho spiegato tutta questa cosa alla supplente per farvi capire il danno che può provocare utilizzare eccessivamente premi e punizioni. Quello che accade nel bambino è che viene allontanato da se stesso, viene allontanato dalla consapevolezza e inizia a fare le cose solo per un tornaconto finale, che non è molto distante da faccio il lavoro che mi fa schifo, ma non considero più il processo, perché io sono stata abituata a non considerare il processo, guardo solo il prodotto. Faccio il lavoro da schifo, dove mi sento che sto perdendo tempo, dove mi sento che mi sto distruggendo, ma alla fine ottengo i soldi, ok? E quindi io lavoro per guadagnare. Questo meccanismo io non l'ho incorporato a 40 anni. Io questo meccanismo l'ho incorporato a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anni, ok, andando avanti. Quando sono stato esposto a numerosi adulti che hanno cercato la via più breve. In educazione le scorciatoie sono dei boomerang, arrivano qui, arriverà il momento in cui vi torneranno indietro e non starà tanto. Penso di avervi già detto quello che penso dell'adolescenza. Io credo che l'adolescenza sia un po' il periodo, se lo paragoniamo, facciamo una similitudine col mondo agricolo, è la stagione del raccolto. Raccogli tutto quello che hai seminato. Se vogliamo fare una similitudine narrativa, secondo me è Frankenstein. Il dottor Frankenstein si crea la sua creatura, si crea la sua creatura partendo da un'idea di uomo posticcio che ha, prende pezzi di cadavere qua e là. I pezzi di cadavere, secondo me, simboleggiano le credenze, le vecchie idee, gli stereotipi, i pregiudizi, ok? Li prendo tutti dai morti, li metto insieme e gli do la vita. E quando la creatura prende vita, mi si ritorce contro. Cioè, sono io, a quel punto non posso dire, mamma mia, la creatura mi sta facendo male, mamma mia, gli adolescenti sono pericolosi. E no, sono io che ho creato il mostro. Il mostro semplicemente sta facendo quello per cui io l'ho impostato. Io non credo che l'adolescenza sia davvero un problema sociale, io credo che l'adolescenza sia un problema educativo, un problema familiare. Sicuramente avvengono delle trasformazioni dal punto di vista fisico, psichico, ormonale, ma viaggiando in giro per il mondo ho visto tantissime realtà dove questa adolescenza era gestita in ben altri modi. Le manifestazioni adolescenziali erano molto distanti da quelle a cui ero abituata, ok? E ho scoperto che in adolescenza io ho bisogno di ribellarmi se non vengo visto per quello che sono. Io ho bisogno di sprecare le mie energie nella rabbia, nella ribellione, se per tutta l'infanzia sento di non essere stato ascoltato. E a quel punto esplodo. Pensate proprio come la pentola a pressione. L'adolescenza è la valvola, quando inizia a uscire tutto fuori, è tutto quello che c'era dentro. Non è che all'improvviso è successo. E la società non è il problema. C'è un libro bellissimo che si chiama Il viaggio dell'universo, dove un astrofisico insieme ad una studiosa di teologia, mi sembra, non mi ricordo bene cos'è che faccia nella vita, insomma, hanno messo insieme le conoscenze dal punto di vista fisico di cosa è successo nell'universo con quelle spirituali e hanno costruito la loro visione di come si è creata la Terra e la vita. E a un certo punto di questo libro loro dicono, perché l'uomo non ha ancora capito che quando parla dell'universo è l'universo che parla di se stesso. E secondo me la stessa frase può essere associata alla società. Gli uomini non hanno ancora capito che quando parlano della società è la società che parla di se stessa. Dire mio figlio c'ha problemi perché la società è malata è dire mio figlio ha problemi perché io sono malato. Siamo noi che creiamo la prima società a cui esponiamo i bambini. Poi loro entrano nella società, che hanno costruito anche tutti gli altri, ma la prima l'abbiamo costruita noi. E anche questo è un deresponsabilizzarsi, dire che gli altri fanno la società, non noi. Dire che noi non possiamo niente perché tanto la società è così. Non è vero. Allora, scusate, leggo un attimo. Alla scuola dell'infanzia, secondo te, per avere un buon ascolto e bisogno dei bambini, quale dovrebbe essere il rapporto numerico insegnante-bambini? Basso, molto basso. Noi, nella nostra realtà educativa dove abbiamo bambini di 3-6 anni, abbiamo un maestro ogni 6 bambini, ma anche alle elementari e alle medie noi abbiamo un maestro ogni massimo 8 bambini. In questo momento abbiamo un maestro ogni 4 ragazzi. È
È ovvio che il rapporto numerico deve essere basso. È ovvio che io ho bisogno di tempo e spazio per ascoltarli. Se no lo scrivo su un piano dell'offerta formativa, ma non riesco. Molti insegnanti oggi non sono messi nelle condizioni di fare il loro lavoro bene, ok? Nonostante le competenze, nonostante la buona volontà. Poi mi dicono, e se in adolescenza si è inibiti, si riprime tutto, solo un'altra espressione, lo stesso vissuto in infanzia? Sì. L'adolescenza è il momento in cui esce tutta l'infanzia. È il momento del conto, è il momento in cui ti alzi dal tavolo e prima di uscire dal ristorante paghi. Viene tutto fuori, tutto, tutto. Ok? Dopo magari faremo un incontro sull'adolescenza. Quindi, tornando ai premi e punizioni, evitateli come la morte. Lavorate solo sulla consapevolezza e la conseguenza diretta dell'azione. Tipo, se stai a tavola e non mangi, non ti dico. Se non mangi tutto, non hai il dolce. Non c'è senso questa affermazione. Semmai ti dico, hai finito di mangiare? Sì, ho finito. Bene, se hai finito ti sparecchi. Sappi che se hai finito, il pranzo è concluso qua. Il tuo prossimo pasto sarà merenda. Cioè, io lavoro sulla conseguenza diretta dell'azione. La cosa lineare, se hai finito di mangiare, è finito, punto. Oppure, un esempio che sento spesso fare i genitori, il bambino chiede di andare al parco, vuole prepararsi o vuole uscire, però non si prepara e allora io mi inizio ad arrabbiare. Cosa c'è di più semplice di dire, ok, vuoi andare al parco? Bene, bisogna prepararsi? Bene, non hai voglia di prepararti? Bene, non andiamo al parco. Ma non te lo devo dire con una modalità sadica, allora al parco non ci andiamo. Te lo dico semplicemente perché la conseguenza diretta è quell'azione. Se non hai voglia di andare al parco, non importa, stiamo a casa. Non te lo inizi a far pesare perché a quel punto il focus si sposta, non è più il parco. Il bambino inizia a spostare tutto il focus sulla relazione con te, ok? E quindi scoppia il conflitto. E quindi crisi del bambino e crisi del genitore. Altri esempi per le conseguenze dirette, fatemi pensare. Forse ce ne avete più voi di esempi. Facciamo così, mentre continuo a parlare, se volete scrivetemi oppure non so se voi riuscite a collegarvi anche con il microfono, se volete raccontarmi degli episodi specifici, ok? Qualcosa che vi viene in mente. Tornando alla questione comunque della gestione mia figlia è arrivata una domanda. Mia figlia di 6 anni racconta bugie, da cosa dipende? Allora, intanto verso i 5-6 anni, secondo me è molto fisiologico che i bambini raccontino bugie. Ok, c'è proprio una fase in cui loro, secondo me, in questo passaggio tra il mondo reale e anche il mondo fantastico, creativo, iniziano ad inventare, iniziano a costruire sopra il mondo. Bisogna vedere che tipologia di bugie racconta, ok? Se sono delle bugie così dove c'è più un forte impatto narrativo, creativo, ok? Oppure se sono bugie che servono a mistificare costantemente la realtà. Se sono bugie che servono a mistificare costantemente la realtà, la prima domanda che mi farei è: voi genitori dite sempre la verità? Più la seconda che hai detto, ok. Gli adulti che stanno accanto a questa bambina sono sicuri di dire sempre la verità? Io e bambini, alcuni bambini che ho incontrato che mentono in maniera sistematica, vivono delle situazioni familiari dove non c'è completa chiarezza. Se non c'è completa chiarezza, che non significa che io sono una persona meschina che mento, ma magari stiamo vivendo delle difficoltà e ometto la situazione. Oppure mio figlio mi ha sentito che parlo di altre persone e poi magari quando sto con queste persone sono tutto tranquillo, sereno, spensierato. Il bambino inizia a costruire un'idea che si può mentire. Inizia a costruire un'idea che il mondo passa anche attraverso le menzogne. Quindi, un po' per ogni situazione, io andrei a capire qual è il contesto familiare, il vissuto che fino a quel momento ha portato il bambino lì. Quando volete capire perché fanno una cosa, non guardate la cosa in sé. Fate un esercizio d'ampliamento. Andate un po' fuori, ok? Anche, può essere anche per attirare l'attenzione. Esempio, se io racconto le bugie, i miei genitori si iniziano ad arrabbiare, non si dicono le bugie, è importante dire la verità. Io magari colgo
che in quella loro manifestazione anche di disappunto, di disapprovazione, c'è un'attenzione su di me. Tu, se dico le bugie, mi guardi. In un modo o nell'altro, io ho te per me. Vi dico un'altra cosa adesso che mi viene in mente per associazione di pensiero. I bambini che si ammalano. È normale che i bambini si ammalino tantissimo? No! Alcuni bambini si ammalano tanto, altri no. Alcuni bambini, secondo me, si ammalano molto perché colgono che se io mi ammalo, tu mi guardi. Se io mi ammalo, tu che hai una vita frenetica, mi mandi sempre qui, di là, a scuola, questo e quell'altro, sei costretto o a stare a casa con me, o a preoccuparti, o a trovare delle soluzioni. Cioè io sposto la tua attenzione dal tuo mondo quotidiano a me. Se io sto male, sei costretto a vedermi, ok? Ad esempio, noi adesso stiamo aprendo un centro Cosimo, dove faremo anche terapie con bambini che hanno disturbi dell'apprendimento, difficoltà. Ma la caratteristica del nostro centro sarà: io faccio la terapia a tuo figlio solo se tu, genitore, fai la tua terapia parallelamente. Cioè, se il bambino tiene il sintomo, sia perché ha delle cause fisiologiche, evolutive, ma anche perché è il suo modo per tenerti collegato a sé, il bambino io non riuscirò a farlo uscire completamente da quella condizione, perché una parte di sé penserà inconsciamente: se io sto bene, non mi guarda più nessuno come prima. Perché se io sto male, alla fine qualcuno c'è con me. Qualcuno è costretto a accompagnarmi a terapia, qualcuno è costretto a fare delle telefonate, qualcuno è costretto a spostare la sua mente dai pensieri che quotidianamente lo ingabbiano. Quindi è fondamentale andare a vedere cosa sta succedendo in quella famiglia. È chiaro questo? Ok, io faccio le domande e mi do le risposte. È chiaro? Ottimo, andiamo avanti. Ok, quindi dicevamo dei ricatti. Il peggior ricatto che un genitore può fare non è un ricatto materiale. Anche, allora, il problema del ricatto materiale è che io ti faccio diventare importante qualcosa che non lo è. Io non ho mai sentito un genitore dire: se non metti la camera a posto non ti porto al macrobiotico, ma ho sentito un genitore dire: se non metti la camera a posto non ti do la cioccolata. Non ho mai sentito un genitore dire: se non fai tutti i compiti stasera non ti leggo il libro, ma ho sentito un genitore dire: se non fai compiti non giochi, non so, con la Nintendo, ok? Tanto più noi mettiamo una cosa su un piedistallo, tanto più siamo noi a dare valore. Guardate che è il paradosso, l'assurdità. Diamo valore a delle cose che poi ci creano problematiche e non sappiamo più come gestire. Cioè ce lo creiamo proprio noi il problema. Siamo dei masochisti. E vi dicevo, il peggior tipo di ricatto che possiamo fare a un bambino è il ricatto con l'amore. Cioè mettere l'amore, l'accettazione, il riconoscimento, il legame relazionale che abbiamo con il bambino come strumento per portarlo in una certa direzione. Cioè, se tu ti comporti bene, ce n'hai di più. Se tu ti comporti male, ce n'hai di meno. Per bene o male, in realtà intendo: se tu ti comporti come io vorrei, hai più amore. Se tu ti comporti come io non vorrei, vedrai una diminuzione del mio amore per te, del mio flusso d'amore per te. Pensate alle frasi tipo: mamma è triste se fai così. Pensate ai genitori che fanno finta di piangere. Pensate ai nonni che dicono: se non mi dai un bacino sto male, ok? Si chiama senso di colpa. E dopo, come per, non mi ricordo come si chiama, che c'è il problema con il senso di colpa per il lettino, il senso di colpa è una malattia, si radica in voi, edera, vi ricopre tutti e va a toccare tutti gli ambiti della vostra vita. Il primo senso di colpa vi viene passato dai genitori. Vi ricordate quando al primo incontro ho detto di fare l'esercizio, andare a parlare con i genitori, raccontargli? Molti non lo fanno per il senso di colpa. Ho paura di creare in te sofferenza. E come si è creato questo pensiero? Perché non abbiamo paura di creare sofferenza in un bambino? Abbiamo paura di creare sofferenza in un genitore che è adulto, ha gli strumenti, le competenze. Perché con quel genitore c'è un vissuto. C'è un'esperienza che ci ha insegnato che quella persona ci può sottrarre l'amore. E a un certo punto della nostra vita, in una certa fase della nostra vita, per stare in vita, per stare in piedi, abbiamo avuto bisogno di quell'amore.